C'è una cosa misteriosa nello spazio, una macchia insolita che gli scienziati non riescono a spiegare da oltre 15 anni. Ci sono diverse teorie e una di queste dice che forse si tratta di un'impronta di una collisione con un universo parallelo. È vero? Vediamo! Guardate questa mappa, è la mappa del nostro universo. Beh, non proprio. Si tratta in realtà della mappa della radiazione cosmica di fondo a microonde, o semplicemente CMB. Molti miliardi di anni fa ci fu un Big Bang. È stato così potente da creare l'intero universo. Naturalmente un evento del genere non poteva avvenire senza lasciare delle conseguenze che sono letteralmente ovunque. Il Big Bang ha lasciato una radiazione elettromagnetica che conosciamo come CMB. Non la notiamo nella nostra vita quotidiana, ma è letteralmente qui sotto il nostro naso. E se aveste una sorta di vista sovrumana, vedreste come tutto ciò che vi circonda brilla di questa luce fioca. Questa radiazione è molto importante. Se non avessimo scoperto la CMB, non avremmo mai scoperto il Big Bang. In precedenza, gli scienziati credevano che l'universo fosse sempre esistito. Non c'era un inizio e non ci sarà una fine. Oggi ci sembra abbastanza ridicolo, ma meno di un secolo fa le persone ne erano assolutamente sicure. Stephen Hawking è stato uno dei primi scienziati a ipotizzare che l'universo avesse effettivamente un inizio. L'uomo era così in gamba che se ne rese conto già da studente mentre lavorava alla sua tesi di dottorato, ma purtroppo non aveva prove. Se c'è stato un bang così forte miliardi di anni fa, allora dove sono le tracce? Dov'è la prova? Ridevano coloro che credevano nella teoria dell'universo eternamente statico. Ma non preoccupatevi, la prova è stata loro sbattuta in faccia molto presto. Nel 1965 gli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson scoprirono la CMB. Questa fu la prima grandiosa prova del Big Bang. Si scoprì che la radiazione era ovunque, solo che non la notavamo. Infatti, all'inizio, gli stessi Penzias e Wilson la scambiarono per il rumore di una grande città, per i piccioni o per qualcos'altro. Per la loro scoperta, che ha sconvolto il mondo della scienza, hanno ricevuto il premio Nobel. Bene, così l'uomo ha scoperto di essere circondato da radiazioni elettromagnetiche. Poi hanno iniziato a raccogliere più dati al riguardo. Nel corso degli anni hanno accumulato sempre più informazioni, fino a creare questa mappa. Si tratta di una mappa delle temperature della CMB. Ma mentre la creavano, gli scienziati hanno scoperto qualcosa di insolito. Diamo un'occhiata a questa mappa. Sembra un modello ampio e diversificato di luoghi freddi e caldi, ma in realtà il nostro universo è piuttosto uniforme. Tutte le temperature su questa mappa sono vicine a meno 270,5 gradi centigradi con pochissime differenze. Tutte le fluttuazioni di temperatura tra questi luoghi sono minime e ogni minuscolo granello si estende in realtà su milioni di anni luce. Quindi tutto nel nostro mondo è piuttosto calmo e stabile, tranne che per un punto. Questo punto freddo proprio qui. Gli astronomi l'hanno scoperto per la prima volta nel 2004. All'inizio non sembrava nulla di insolito, è solo una regione in cui la temperatura è inferiore alla media di un paio di microkelvin. Ma ricordate, non stiamo parlando di una piccola area, si tratta di una gigantesca regione fredda. È letteralmente grande miliardi di anni luce. Aspetta, pensarono gli scienziati, non può essere vero. L'universo dovrebbe essere coerente ovunque. Secondo il nostro modello standard, questo punto freddo non dovrebbe esistere. Invece esiste come? Non si tratta solo di un errore matematico, è proprio lì. Allora cos'è questa macchia fredda? E come è apparsa? Gli astronomi hanno cercato di trovare le risposte a queste domande per anni. Ancora oggi abbiamo solo poche teorie. Discutiamole tutte. Teoria 1. Texture cosmica. Questa idea è stata avanzata alla fine del 2007. Allora gli scienziati suggerirono che questa macchia fredda potesse essere la collina dello spazio. In altre parole, potrebbe essere una regione accidentata dell'universo, solo una parte della sua struttura. Ma si tratta di una spiegazione sciocca, quindi questa teoria è stata rapidamente scartata. Teoria 2. Il supervuoto. Per un certo periodo questa ipotesi è stata considerata la più plausibile. Essa affermava che il punto freddo era in realtà il cosiddetto supervuoto. Si tratta di un luogo terrificante e buio del nostro universo, quasi privo di galassie. E poiché si tratta di una regione vuota e quasi priva di oggetti, ci sembra fredda.
Tuttavia, questa teoria è stata smentita nel maggio 2017. Dopo aver esaminato attentamente il punto freddo, gli scienziati hanno scoperto che non vi erano segni di un supervuoto. Inoltre, i vuoti e i supervuoti, che tra l'altro esistono davvero, sono ancora di dimensioni molto piccole. Il punto freddo è letteralmente migliaia di volte più grande di loro, quindi ci deve essere un'altra spiegazione. E ce n'è una, forse la più bizzarra di tutte. Teoria 3. Un universo parallelo. Questa idea controversa è stata avanzata dalla cosmologa e fisica teorica Laura Mersini-Houghton. Ha suggerito che la macchia fredda potrebbe essere un'impronta della collisione del nostro universo con uno parallelo. La cosmologia standard non può spiegare un buco cosmico così gigantesco, afferma Mersini-Houghton. Questa è l'impronta inconfondibile di un altro universo oltre il confine del nostro. La sua ipotesi si basa sulla teoria del multiverso. Questa teoria sostiene che al mondo esiste un numero infinito di universi come il nostro. Essi si scontrano continuamente tra loro, dandosi una spinta che crea un nuovo Big Bang. Forse il punto freddo è un livido di questa collisione? Per la meccanica quantistica queste teorie assurde sono piuttosto comuni, ma per la fisica standard e la nostra semplice comprensione del mondo questo è sconvolgente. Naturalmente abbiamo bisogno di prove solide. Il team di Mersini-Houghton ha iniziato a lavorarci. A questa ricerca partecipa anche il professor Tom Shanks del Center of Extragalactic Astronomy della Durham University. Il più folle dei modelli esotici per spiegare la macchia fredda, il multiverso, è in realtà il più standard in termini del nostro attuale modello dell'universo, ha scritto in uno dei suoi lavori. Quindi, di quali prove abbiamo bisogno? Beh, il nostro punto freddo si trova nell'emisfero meridionale. Secondo Shanks, se davvero c'è stata una collisione tra i due universi, dovremmo trovare un altro punto freddo e dovrebbe trovarsi nell'emisfero opposto, quello settentrionale. Se gli astronomi lo trovassero davvero, questa teoria sarebbe confermata e diventerebbe la prima prova dell'esistenza di un universo parallelo. Ma non è così facile. Per trovare un secondo punto abbiamo bisogno dei telescopi più recenti e altamente sensibili. Dobbiamo anche scoprire alcune informazioni sulla natura dell'energia oscura, su come influisce sullo spazio e, in altre parole, c'è ancora molto lavoro da fare. Non molto tempo fa, gli scienziati credevano di aver scoperto il secondo punto. I ricercatori del Nuovo Messico pensavano di averlo trovato nell'emisfero settentrionale. Purtroppo, però, è probabile che si tratti di un errore. La mappa utilizzata dai ricercatori aveva un elevato grado di casualità. È quindi possibile che la loro scoperta sia solo un incidente causato da altri vuoti. In pratica, finora non abbiamo trovato un altro punto freddo nonostante le analisi accurate, ma, ancora una volta, anche le migliori attrezzature moderne non sono perfette e questo non significa che non ci sia un secondo punto, ma solo che non l'abbiamo ancora trovato. Ma se un giorno lo trovassimo, potrebbe cambiare per sempre il mondo della scienza. Confermeremmo non solo la teoria degli universi paralleli, ma anche la famosa teoria delle stringhe. E potrebbe spiegare tutto ciò che accade nel nostro mondo. Ma se ciò accadesse, ci troveremmo di fronte a un numero ancora maggiore di domande rispetto a quelle che già abbiamo. Come si sono scontrati questi due universi? Come funziona tutto questo? Per ora sono solo congetture, non possiamo affermare che il punto freddo sia un'impronta dovuta alla collisione di universi paralleli, ma non possiamo nemmeno confutarlo. In realtà, forse non sapremo mai la verità, ma è comunque interessante cercare di scoprirla.